Eccoci qua, cara. Mettiti pure sul divano. Poggia le tue chiappe qui. Una coppa di champagne. Chi cazzo è? Niente male. Vuoi bere qualcosa? Sì. Ok. Vedo cosa c'è di buono mentre ti fai una doccia. Eddie, sei vivo e respiri? Parli! Ehi, Danny, quando è che sei tornato? L'altro giorno, e già mi sono messo nei casini. Ehi, sono qui da 5 minuti e non mi chiedi nemmeno come sto. Cosa sta succedendo qui? Hai passato 3 anni a condividere una stanza 8x5 con un tizio di 300 libbre. Non mi sembra che tu ti sia preso il disturbo di chiamare, mi spiego? Chuck sa di cosa sto parlando, vero? Sì, ma sono Chucky adesso. Chucky? Mi stai prendendo per il culo? Beh, alla mia donna piace. E in fondo non dispiace neanche a me. Accidenti! Charlie è uno schiavo adesso. Ehi, se continuerai a sparare cazzate, ti assicuro che non durerai molto. Oh oh oh, sto tremando! Qualcuno di voi gradisce un drink? Grazie. Oh, e questa sventola? Ragazzi, questa è Tiffany. Tiffany, questi sono Danny e Eddie. Ciao. Ciao a te. Com'è successo? Beh, ci siamo conosciuti alcuni mesi fa e devo dire sono stata molto fortunata. Oh, davvero? Sì, c'era una stupida troia che si era presa a gioco di me e c'è che è venuto in mio soccorso. E da quel momento ho capito che era l'uomo giusto per me. Oh, è adorabile. Oh, il timer. Torno subito. È molto carina, mi piace. Ti piace qualsiasi cosa che abbia le tette. Danny, cazzo amico, qual è il tuo problema? Cioè, non ti ho mai considerato un Mike Brady. Che cazzo dovrebbe significare? Questa casa, in stile Susie Homemaker. Voglio dire, dai amico, non è da te. Che c'è, non ti sei mai fidanzato tu? Quale cazzo sarebbe il problema? Le piace giocare a Betty Crocker ogni tanto. Come ho detto prima. Ups. Chi ha fame? Ah, grazie, piccola. Polpette alla svedese? Diavolo, sì! No, grazie. Sei sicuro? Mia madre diceva sempre che non si fa nulla di buono a stomaco vuoto. Tiffany, non ricominciare di nuovo con tua madre. Ok. Allora, voi come avete conosciuto Chucky? Hai intenzione di continuare a chiamarlo Chucky? C'è un motivo per cui non dovrei? Si chiama Charles, tesoro. Charles! È un uomo cresciuto, per l'amor di Dio. Trattalo con un po' di dignità. Beh, a meno che tu non sia pronto a fargli un lavoretto, non credo che tu abbia voce in capitolo. Charlie, gli permetti davvero di parlarmi così? Che cosa vuoi che faccia? Mettila al suo posto, amico, dai! Di che ho ragione! Scusami? Non sto parlando con te, biondina. Ora l'hai fatta incazzare. Biondina? Sì. È l'unico aggettivo che mi viene in mente per non usare a inizio o fine la parola troia. Ehi, ascoltami, coglione! Hai un bel coraggio andare a casa mia e mancarmi di rispetto! Ma che cazzo vuol dire casa tua? Danny, andiamo, amico, smetti! No, no, non ci penso neanche! Lascia che ti dica qualcosa, dolcezza. Conosco il tuo ragazzo. So come lavora Charlie e non è proprio una cosa adatta a te. Ah, e un'altra cosa. Non sei niente di speciale, piccola. Sei solo un'attacca sulla cintura finché non arriverà un'altra tettona. Oh, davvero? Mi dispiace, tesoro, ma è proprio così. Senza rancore.
Mi perdoni per un secondo? Danny, ma che cazzo hai in testa? Ho sbagliato, forse? Ehi, non guardare a me, io ti avevo avvisato. Pensi di essere un tipo sveglio? Invece sei fottutamente morto! Chucky, ho ancora il tuo anello. Ha, 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 ha